Ciao a tutti, come andiamo? Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Paul Leonard e questo è un nuovo video su Delta Rune, la serie che sto svolgendo adesso, su questo magnifico gioco di Toby Fox, che precedentemente ha creato anche Undertale, l'anagramma di Delta Rune. Allora, due cose. Dopo l'ultimo episodio che ho caricato ieri, dovrebbe essere uscito anche per voi giusto stamattina, ho notato che c'erano dei problemi tecnici di audio, quindi non riuscivo a imporre bene la mia voce sopra quello degli effetti sonori, la musica del gioco, e infatti si coprivano un poco a vicenda, anzi il gioco, il volume del gioco copriva molto di più la mia voce che non il contrario. Allora, non vi preoccupate, io ci lavoro su adesso, ci sto lavorando da un po', giusto circa ieri. Non vi preoccupate, cercherò di sistemare questa cosa. Ho già visto un paio di piccoli cambiamenti che ho potuto apportare al sistema di mix delle voci e dell'audio, e dovrebbe riuscire ad ovviare a questo dettaglio tecnico. Dovrebbe riuscire a sistemare le cose. Io adesso vedrò un po', farò una prova oggi con questi episodi e quelli prossimi. Vedremo un po' se in questo modo si riuscirà a sistemare la situazione. In ogni caso, male che vada, proverò con qualcos'altro. State tranquilli, non vi preoccupate. Allora, vediamo un po'. La volta scorsa, nell'ultimo episodio, siamo riusciti a andare avanti leggermente, raggiungendo un pavimento a scacchiera e combattendo contro due nuovi tipi di mostri, i pezzi di puzzles e gli uomini pedina, i Pawnmen. Quindi i primi puzzles sono i Chipsoris e i secondi, gli uomini pedina, sono i Pawnmen. Abbiamo potuto interrompere a metà strada il viaggio. Adesso vediamo un poco dove ci porterà questo nuovo episodio di Deltarune su questa serie di questo mio canale, e speriamo che vada tutto bene, che non ci siano troppi imprevisti come quello di ieri. Mi auguro di riuscire a soddisfare le richieste di tutti, di riuscire a farvi divertire, se non con questo gioco, con quelli successivi e con altri progetti che ho in mente. Detto questo, direi che possiamo procedere. Al limite, se non si dovesse riuscire a sistemare subito questo piccolo problema tecnico delle sovrapposizioni degli audio del gioco e della mia voce, vedrò un po' come sistemare la cosa più in là. Allora, adesso per cominciare riprendiamo da dove ci siamo fermati la volta scorsa, quindi direi di cominciare subito senza perdere altro tempo, e io vado a avviare la partita adesso. Le sequenze introduttive, e però una cosa: se questo problema della sovrapposizione dell'audio dovesse continuare, io farò in modo di presentarmi sempre come faccio all'inizio di ogni video, adesso, e parlando mentre c'è abbastanza silenzio nella schermata iniziale con quel suono di sottofondo, ed eventualmente lascerò perdere laddove ci sono delle tracce sonore come questa o come quelle precedenti, o
come per esempio succedeva nel pieno del gioco durante le partite negli scorsi video. E quindi rimarrò in silenzio e lascerò che le sequenze animate si svolgano senza parlarci sopra, se vedo che è tanto inutile per commentarle, perché tanto se questo problema non dovesse risolversi subito, allora non servirebbe a molto continuare a cercare di parlare sopra il volume del gioco. Ok, adesso andiamo, procediamo con la nostra avventura e riprendiamo da dove ci siamo fermati. Sì, la volta scorsa eravamo rimasti qui. Come vedete adesso, anzi come potete sentire adesso c'è il silenzio assoluto, quindi sarebbe l'ideale per me come sequenza nella quale farmi sentire e commentare tutto ciò che vedo e sento nel gioco. Sarebbe perfetto se il gioco fosse così tutto il tempo. Vediamo un po' cosa possiamo fare per il volume. Ah, ecco, sì, a proposito, ecco qui, per esempio qui c'è il volume del... Sì, del gioco, ecco, vedete, sì, oh, benissimo. Perfetto, questo per esempio è già qualcosa di buono che possiamo fare per togliere il volume del gioco e abbassarlo quando necessario, in modo da poter così parlare sopra il gioco e commentarlo senza che tutto quello che dico non venga coperto come l'altra volta nello scorso episodio o così via anche in seguito. Quindi direi di provare a fare così adesso, di mantenere il volume del gioco al 50% e così al 100% si sente così, così all'80%, così al 50%. Dovrebbe bastare per potermi permettere di parlare di sottofondo accompagnando il gioco con i miei commenti. Allora, vediamo un po' se così va bene, se basta per... per impedire al gioco, al volume del gioco di sovrastarmi con i suoni e le musiche sulla mia voce. Andiamo un po'. Oh, qui c'è un altro pavimento a scacchiera. Sì, questo è un altro pavimento, cioè un altro pezzo del percorso col pavimento a scacchiera dove ci sono questi riquadri qui luminescenti che lampeggiano e noi dobbiamo stare attenti a non farci cogliere impreparati facendoci trovare, ecco appunto, direttamente con i piedi sopra uno di loro mentre stanno lampeggiando. Quindi direi che possiamo provare adesso. No, niente, non ancora. Proviamo adesso a passare. Che ci siamo quasi, sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Uff, bene, sono contento. E per fortuna che comunque secondo i parametri del gioco e le regole di base di questo percorso ostacoli non vengono contati
i passi dei piedi dei due personaggi, compagni di Chris, mentre che calpestano il pavimento a scacchiera, ma solo il passaggio di Chris è quello che conta, che viene fatto, insomma, contare dalla trappola del gioco con le pedane luminescenti. Vediamo un po' cosa c'è adesso. Ah, un altro di quei Pullman. No, anzi, due, tre, quattro, addirittura cinque Pullman. Madonna, che cos'è? Allora vediamo un po' come la volta scorsa. Tanto questi qui già li conosciamo, sappiamo come agire con ognuno di loro. Allora, potrei benissimo, sì, utilizzare il comando warning per avvisare i nemici Pullman dell'aggressività di Suzy, del suo comportamento autonomo rispetto agli altri due nostri eroi in battaglia, ma perché fare questo quando possiamo cantare direttamente una dolce, melodiosa canzoncina di Nina Nanna con Lassie, che faccia addormentare tutti quanti, compreso Suzy proprio. Vabbè, poi possiamo fare il resto anche con possiamo fare il resto anche con gli altri due. Possiamo fare lo stesso con gli altri due. Prima, ecco, esatto, prima di decidere di congedare tutti e tre i Ponnen, perché è meglio anzi farlo facendoli andare via tutti quanti insieme, che non uno alla volta, beccandoci sempre dei nuovi colpi da ognuno di loro e correndo rischi inutili. Ecco, come vedete adesso sono due a essere stanchi. E ora possiamo procedere ad addormentare l'ultimo. Quindi ora nessuno ci faccia più vedere. E noi possiamo ricambiare tutti gli avversari in una volta sola. Ma non prima di aver fatto l'ultimo gesto strategico. Non prima di aver fatto l'ultima azione ben studiata. Già questo tasto Z che è rotto, ogni volta mi tocca schiacciare di brutto e farlo funzionare. Insomma, dicevo, il gesto tattico è questo qui, quello di riempire la barra dei TP's, Tactic Points, in modo da poter avere il massimo della ricompensa poi dalla battaglia. Infatti adesso abbiamo guadagnato 94 dollari. Se sono dollari o sono PS, adesso basta così, mi sa che questo tasto Z lo tengo sempre da parte e vado avanti così, premendo direttamente sul cuscinetto. Guarda un po' che c'è qui. Whoa there, horsey! Ponder are scary, but all they're doing is following the king.
Us on the board used to have our own boss. Those were peaceful times. But now, the boss is being reduced to the king's peon. Che dice lui? Fear not, we, unlike the simple poor man, possess full faculty over our actions. I, Mr. Society, am far too intelligent to ever bow down to such a tyrant. Unless he asks me, he's very scary, you see? Ah, ok, sì, capito. Cioè, loro, cioè, loro dicono, sì, noi siamo indipendenti, abbiamo pieno capacità di controllo sulle nostre azioni, a patto che comunque il nostro re ce lo consenta, perché ci fa sempre paura, quindi non è che sono tanto liberi di scegliere alla fine. E qui adesso possiamo salvare, per fortuna, che bello, e andare avanti. Oh, well, step on my boots. A proposito, un'altra cosa. Io, come vedete, cioè, o meglio, come potete sentire, mentre vi parlo e commento quello che succede nel gioco durante la registrazione del video, parlo in italiano, però quello che dicono tutti i personaggi lo continuo a leggere in inglese, perché cioè, io preferisco così, ma cioè, se mai poi dopo posso sempre tradurre tutto quanto quello che viene detto, non c'è problema per me, ma spero che non sia un problema per voi l'inglese, ma se lo fosse, per favore ditemelo nei commenti, non abbiate paura. Posso fare anche così, posso commentare direttamente in italiano tutto quello che dicono, che non fa differenza per me. If it isn't the name I'm not allowed to say, sì, perché è una parolaccia il nome della squadra, è la fottutissima squadra. It's... no, anzi no, è... It's the fucking sauce, the fucking squad! You boys and girls, had better turn back while you can. Lancer, what is this? What is it this time? I'm simply warning you. Something extremely dangerous is lying ahead. It's actually really inconvenient. I can't go home at all because I'm so scared. What is it? Che cos'è? Oh, hey, little guy! È un bottone con delle zampe e una faccia da cucciolo, che bellino! That's what you're afraid of? Wow, Purple Girl, you aren't scared? Why would I be? What is gonna do? Well, normally... people to death, I think. Schiaccia le persone a morte, credo. Quindi che facciamo adesso? Boh, proviamo un po' a vedere i comandi. You and Rassi Bow. Tu e Rassi si chiede. King Round bowed back. King Round si è piegato di ritorno. Its crown loosened, la sua corona scappa via. That's it, Chris, if we can get its crown off. It should turn back into a little guy. Susie, let us bow over that. Nah, its crown all come off when I smash the sky to the ground. Oh, wow. La corona è scesa al 20%.
spiegato al Re Corona l'importanza di schivare gli attacchi di Susie, ma di didn't seem to understand, ma non sembra aver capito. Aia. Gli attacchi di Susie sono potentissimi. Caspita, eppure gli attacchi di lui però, non sono mica da meno. Caspita, fa malissimo. You and us about King Rambo about that. It's crown losing. 103. King Brown felt stressed out and attacked. King Brown practiced self-care. Latte al cioccolato, cos'è? King Brown's HP and attack went up. Susie, stop attacking it! You're making it stronger! That magic pink, I'm afraid? No way! The crown is 40% loose. Okay. We are asking about King Round about back. It's crown losing. Questa è veramente tosta. King Bamba, ok, che si fa l'uso, vediamo di sbrigarci perché iniziano a preoccupare tantissimo. Aia aia, porca puttana per tutti, puttana per tutti. You and Rossi Bow, King Bamba, ok, si fa l'uso. Ah, ok, sì, si è tolto, perfetto, meno male, per intento. Con il suono di un Super Mario quando cresce o si riduce. Hai vinto, hai ottenuto 0 esperienza e $18, ok. We did it! Wow, you clowns really are heroes! You saved the next 20 minutes of my life! Yeah, yeah, I'm pretty great, huh? Susie, not to downplay your contributions, but you didn't actually help at all. You only made everything worse by attacking it. You had just acted nice to it in the first place. We could have avoided that entire battle. Huh? Are you for real? That thing was bloodthirsty. The only thing keeping it at bay was my axe. And then you terrorized those troops. Those guys were enemies. Therefore terrorizing. Yeah, she's right. But before that, you ate an innocent person's cake. Cakes are also my enemy. Anche le torte sono i miei nemici. Sta facendo la faccia del tipo, veramente sta scherzando, è avvilita. Susie, whether you like it or not, you're a hero, one of the power to bring peace to the future. Could you please start acting like one? Yeah, well, you laid it like that. I've been a pretty bad hero, haven't I? Alright, Rossi, you got it. I'll change my ways. From now on, I won't be such a rotten hero anymore. I'll just be one of the bad guys instead! Really? You're going to be on my team? Yeah, sounds way easier, honestly. Susie, you can just... Why, toothpaste boy? Susie's my comrade now. Yeah, toothpaste boy. You're going to have monogram with cat jackets. Yeah. And sleepovers will be telling each other so many secrets. Yeah. Anyway, see you guys then. If you can't even last that long! Chris? Perhaps I shouldn't have been so hard on work. But just for
worry that if Susie is too eager to fight, then, well, let's just be kind to her, okay? I'm sure Susie will come around soon. Sì, insomma, sta dicendo praticamente cerchiamo di essere gentili con lei, magari ci ripenserà e tornerà su sui passi più tardi, Susie. Bene, comunque sia, eccoci qua, finalmente abbiamo trovato un altro punto in cui salvare. Siamo riusciti a battere questo boss qui, che ci stava dando del filo da torcere perché era abbastanza forte sin dall'inizio e lo stava continuando a diventare sempre di più. Ma siamo riusciti a fare un buon lavoro comunque sia. Vediamo che cosa ci dicono questi signori qui. Hey kid, we managed to fix up this whole thing like a magic for you. Some kind of door can take you anywhere you want in the world, as long as that's one of two locations. Anywho, we'll keep working on it. Anything to help you out, kid? Che insomma, praticamente sta dicendo, abbiamo riparato questa porta per te, facciamo di tutto per poterti essere d'aiuto, ragazzo, finché ci sono due località nelle quali spostarsi, dovrebbe funzionare. Whoa there, Horsey! Mr. Society and the Puzzle Guy fixed that door. Since it was just the three of us, we should work it without any issues. Anyhow, hopefully it helps you deal with the kid. Ok, grazie, molto gentile. Bene, per adesso, e solo per adesso, direi che ci possiamo fermare qui, in questo episodio. Dopo aver lasciato l'ultima stanza, che dopo che Susie ha lasciato noi per andare a far compagnia a quel ragazzo testa di picca lì, il ragazzino testa di picca lì, e quindi ci possiamo fermare qua e possiamo salvare la partita in questo punto. Ne approfittiamo per fare una pausa e io vi ringrazio di nuovo come sempre adesso per tutti i commenti, tutti mi piace e non mi piace, che sono un feedback alla fine, sono pur sempre un feedback e apprezzo moltissimo tutti i vostri suggerimenti, le vostre condivisioni, e vi ringrazio per tutto il vostro supporto. The blocky foliage grows thick above your head. The power of the forest shines within you. Sì, yes. Well said. Ok, thank you so much, Forest Entrance. Perfetto. Per cui, io qui vi saluto e vi auguro buon proseguimento, buona giornata e al prossimo video dove continueremo la nostra avventura su Deltarune. Be brave, be lionheart. Always. Ciao.